Amici e amiche di Spazio Tech, un saluto e un bentornati da Marco sul nostro canale YouTube. Terza recensione di uno smartphone OnePlus in meno di 12 mesi praticamente. La politica dell'azienda la sappiamo bene, anche se secondo me questo 8T è stato in grado di segnare un nuovo inizio per l'azienda. Manca infatti una variante 8T Pro, tanto criticata l'anno scorso, la versione T Pro del 7, nuovo approccio software, non cambia però secondo me troppo rispetto a OnePlus 8 o anche 7T. Vi ho fatto un po' di confusione, dopo la sigla scopriamo insieme la recensione di questo smartphone e vi vado a raccontare se secondo me è consigliabile o meno. È touch and feel, già dai primi momenti si ha l'impressione di utilizzare uno smartphone di livello, come da tradizione per quanto riguarda l'azienda in realtà, c'è da dirlo. Linee morbide che abbracciano l'intera superficie del device, colorazioni sempre azzeccatissime, fra l'altro nel box dei commenti qua sotto mi dite se preferite questa scura oppure l'altra verde azzurrina con un commento, ed una sensazione al tatto sempre piacevole. Peso ben distribuito, bump della fotocamera presente ma contenuto rispetto a tante altre proposte della concorrenza, uno dei pochi che presenta delle cornici frontali che potremmo definire praticamente uguali su ogni lato, andando incontro anche quindi alle esigenze dei più patiti ed incalliti. È area che negli scorsi mesi è stata al centro di tantissime attenzioni per gli ovvi problemi di pannelli verdi fluo che conoscerete ormai molto bene. Sembra che questa tornata per OnePlus sia stata più fortunata, con nessuna segnalazione finora. Anche il mio pannello non presenta artefatti, ma non solo. E secondo me forse la migliore area dell'intero device, dove si nota tutta l'attenzione dell'azienda nel fornire un prodotto di qualità top. Non tanto per i 120 Hz, che sono sì una piacevole miglioria rispetto ai 90 Hz di OnePlus 8, ma non in grado di stravolgere l'esperienza utente, più che altro per la qualità in senso stretto del display. Contrasti ottimi, angoli di visuale quasi perfetti. Penso di non sbagliare nel dire il miglior display mai montato su un display dell'azienda. Reattività al tocco impeccabile, un vero piacere da vedere e da usare, assolutamente promosso senza dubbi, con la bellezza per molti dettata dalla superficie completamente piana che favorisce l'utilizzo ed evita tocchi involontari dei display Edge. Camera. Dopo un'area con tante luci, ecco arrivare le prime ombre. Comparto fotografico che ha saputo tanto dividere quanto lasciare dubbi agli utenti. Ci troviamo sostanzialmente con lo stesso comparto di OnePlus 8, che a sua volta era già stretto parente del 7T. La solita 48 megapixel, quindi, un po' vista e rivista. Qui viene migliorata la camera macro, ora dotata di 5 megapixel, con una qualità generale però che ancora non convince di quest'ottica. Ben presente sempre la grandangolare, con il grado di apertura più grande mai visto su uno smartphone OnePlus. Ma alla fine di tutte queste parole, come sono gli scatti? Ovviamente buoni, sotto certi versi addirittura ottimi, ma lontani secondo me dai top camera phone, tanto di giorno quanto più di notte. Una camera che per uso social ovviamente non vi deluderà, quale ormai in questo 2020 potrebbe, ma che non vi darà nulla di più rispetto al passato. Occasione secondo me sprecata, comprensibile però, con la volontà di non avvicinarsi troppo al ruolo di 8 Pro, ancora la punta in casa OnePlus. Processore, RAM e ROM. Penso sia la prima volta in cui per una versione T OnePlus non cambia il processore rispetto al modello non T, appunto. Una scelta comprensibile con il processore 865 che ovviamente ancora soddisfa pienamente durante l'uso. Nella mia variante in prova 8 GB di RAM e 128 GB di storage utente, ovviamente come da tradizione non espandibile. Una vera goduria da utilizzare, reattivo e scattante in ogni occasione d'uso, senza nessuno scenario realmente in grado di poterlo mettere in difficoltà. Se la gioca con il mondo Pixel per lo scettro di miglior Android per reattività e piacevolezza d'uso, uscendone se non vincitore di sicuro non poi così arretrato. Da scegliere se cercate quindi la massima espressione di rapidità e multitasking in produttività ambito mobile. Software, ne abbiamo parlato con un video dedicato che vi invito a guardare e che vi lascio linkato qui da qualche parte sotto sopra il video. Mi limito pertanto a non ripetermi troppo, dicendovi che siamo secondo me al crocevia per quanto riguarda la vecchia Oxygen OS. Dal mio punto di vista infatti questo è il primo grande tentativo di abbandono della strada stock per cercare la propria via personalizzata. Consci del passato del brand, si tratta di un primo accenno graduale con uno strano mix fra stock e One UI di Samsung, che personalmente non
capisco. Implementato in maniera convincente l'Always On e riscritte quasi tutte le applicazioni proprietarie. Se amavate OnePlus per il software, fate attenzione, questa versione 11 della Oxygen potrebbe segnare un punto di non ritorno. Batteria. Ho provato OnePlus 7T 8 e questo 8T è il terzo smartphone dell'azienda in meno di un anno. In tutti i casi l'autonomia non è stato di certo un problema, con la giornata che si riusciva a coprire senza troppe preoccupazioni. Questo 8T è un device che vi permetterà di sfondare il muro delle 6 ore di schermo acceso anche se solo utilizzato in scenario LTE, senza quindi problemi lato autonomia. Attenzione a qualche settaggio che inizia ad essere sempre più aggressivo lato batteria, con kill in background indesiderati che potreste dover andare a modificare via software. Prezzo 599€ il listino ufficiale, 100€ in più per la versione più premium con più RAM e ROM. Un listino che se da una parte non è così elevato, d'altra parte non è neanche così poco. Il prezzo, c'è da dirlo, è in caduta libera, con già diverse offerte Amazon che lo portano a un listino più basso di 20-30€. In generale uno smartphone piacevole, veloce e fluido, da scegliere per la qualità del display, superiore anche a quella di 8 Pro per i già citati problemi dei pannelli verdi e per l'assenza di curvature, che è secondo me il migliore mai montato in uno smartphone dell'azienda. Non convince a pieno lato camera e gli manca qualche effetto wow. Se cercate però un OnePlus sui 500€, appena ci arriverà, lui sarà sicuramente un ottimo acquisto. Occhio però a 7T sotto i 400 e 8 Pro sotto i 700, i suoi veri rivali in casa, oltre ai Pixel di Google. Buon shopping a tutti! Da Marco quindi, da parte mia e da parte di tutto lo staff di SpaziaiTech, un grandissimo ringraziamento per aver visto anche questo nostro nuovo video. Vi invitiamo a lasciare tanti bei mi piace a questo video, così come a riempirlo di commenti. Fateci tutte le domande in merito a questo smartphone, magari ad altri che possedete dell'azienda OnePlus. Commentiamo insieme il futuro dell'azienda nel box qua sotto. Veniteci anche a trovare sui nostri social Instagram, Facebook e gruppo aperto su Telegram. Trovate tutti i link ovviamente qua sotto nel box descrizione. Ci troviamo al prossimo video. Iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanellina perché sono in arrivo veramente tanti nuovi contenuti. Ciao!